for you to call back. Pacing around my room and my... La tazza dell'orsetto, mamma Motita. Dai. Alzati. Alzati. No. Tieni, se vuoi l'altro mamma te lo mette. Vai, inizia a mangiare questo. No. Buona. Ragazzi, buongiorno allora. Da premettere, apprezzate lo sforzo perché ho dovuto sigillare porte, finestre, balcone, tutto perché stanno facendo dei lavori fuori. Nel frattempo vi ho registrato una ricettina niente male che vi farò vedere ovviamente in un prossimo video e c'è il forno acceso, mamma mia, sto scoppiando letteralmente dal caldo. Comunque per voi questo ed altro è un sacrificio che faccio volentieri. Allora, oggi sono a casa dal lavoro, quindi ho cambiato le lenzuola, sto facendo un po' di cose, si sa quando si è a casa, perlomeno io già dalla sera prima inizio a farmi la lista, domani faccio questo, 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 questo e poi il giorno dopo mi esaurisco se non riesco a finire tutto, perché io pretendo troppo da me e me ne rendo conto. E niente, però oggi voglio provare questo prodotto che mi ha inviato questa azienda qui. Questo spray promette di uccidere sia le uova che le cimici da letto. Ragazzi, io non lo so, non sapevo dell'esistenza delle cimici da letto, mo io adesso dico, ma per forza dovevano salire pure le cimici da letto nell'arca di Noè? Va bene, abbiamo ospitato anche le cimici da letto e dicono che oddio, ma non è che sono pericolose, però se a contatto possono dare fastidio alla pelle. Vabbè, io sono un po' esagerata, io quando vado pure negli hotel mi porto tutto da casa. Vi voglio far ridere un attimo raccontandovi questa cosa qua. La prima volta che mio figlio è dovuto partire per la gita, doveva andare a Barcellona, no? Ha visto sto borsone enorme, dice mamma che mi hai messo dentro, perché lui faceva la tardi in quel periodo per gli impegni che aveva, quindi disse mi sbrighi tu velocemente una valigia, va bene, io ci ho messo i cambi per tutti i giorni e ci ho messo un lenzuolo, la federa, asciugamani, accappatoio, tutto mio, tutto pulito. Stiamo andando in vacanza, non sto andando in carcere, però io non lo so, forse sono un po' fissata, no, un po', abbastanza fissata per la pulizia. Se io devo mettere il viso su una federa che è stata lavata 2 mesi prima, beh, ci penserei 2 volte, ma come sono io siete un po' tutte voi forse. E niente, a questo punto mi sono persa in chiacchiere, però nel frattempo ho lavato tutto il bagno con questi 2 prodottini presi da acqua e sapone, molti video fa vi ho fatto anche lo svuota la spesa a acqua e sapone. Non ci vado sempre perché dista 20 minuti da casa mia e poi devo dire la verità, questo sapone non ha dei prezzi convenienti, magari forse conviene più tipo da Epicasa, questi negozietti qua. Oppure, vabbè, io prendo anche i detersivi dell'Eurospin, del Qui Discount e mi trovo benissimo. Tanto, come vi dico sempre, ragazzi, se non si abbandona la casa, anche con acqua e detersivo per i piatti, che ce l'abbiamo un po' tutti in casa, si possono fare le pulizie. I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama
told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not 'cause everybody you meet is dangerous. Fact 'cause they'll break your heart. Non vi ho detto che una volta spruzzato quel prodottino lì per i materassi, deve stare senza lenzuolo il materasso per almeno 2 ore, ragazzi. Quindi vi conviene far cambiare bene bene l'aria. Non è fastidiosissimo l'odore, non è quell'odore che non ce la fai a stare, no. Si può stare tranquillamente, però è bene cambiare l'aria. Allora, nel frattempo io mi dedico a altre cose. Mi voglio preparare la poke. Inauguro il periodo, perché io adesso inizio con queste mie... mi piace sperimentare, inizio con queste mie prove, nel senso che provo tanti sapori messi insieme, anche se oggi sono abbastanza, mi mantengo abbastanza semplice, perché userò riso, salmone, pomodorini, cetrioli e le olive. Queste olive qua me le ha comprate mia madre all'Eurospin e devo dire che mi piacciono, sono un po' piccantine, però è quel piccante gradevole. E niente, preparo tutte queste verdurine e creo una semplice poke. Forse chiamarla poke è un po' troppo, me ne rendo conto, perché non sono bravissima, ecco, però io ci provo. Secondo me provateci, fare esperimenti in cucina vi aiuta anche a mangiare meglio senza troppe rinunce. A questo punto 2 ore sono passate, forse pure un po' di più, quindi io e Polpetta sistemiamo il letto, lo rifaccio perché non mi piace tenere il letto disfatto, e di chiudere però non chiudo, perché faccio cambiare l'aria ancora fino almeno alle 3 che Denis va a fare il suo pisolino, e non ho rimesso le solite lenzuola, volevo mettere le stesse lenzuola, dico si asciugano subito, tanto le rimetto, così non ho il fastidio di sistemare, prendere, lasciare lenzuola, però ovviamente ho trovato il bagno occupato da mio figlio, tra barba, doccia, se ne vanno le ore, quindi ragazzi ancora devo stendere, quindi adesso immaginate come trovo le robe nella lavatrice, perché io di solito per non stirare, come finisce la lavatrice? Subito la svuoto, ma si sa quando si lascia la lavatrice si stropicciano. Blea. Cosa blea? I dindini? No. E sono puliti. Li stai lavando. I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not 'cause everybody you meet is dangerous. Fact 'cause they'll break your heart. 'Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me what am I supposed to do? 'Cause I've got an internet crush. She's
mistaken. So can I fall in love? Can't take the hint and give up. I've got an internet crush. Internet crush. Internet crush. Internet crush. But if we met somewhere else, who would things be different? Why am I wasting my time? Overanalyzing everything that I never said. Why can't I make up my mind? Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got. A questo punto mi passo l'aspirapolvere anche nella zona giorno, perché nella zona notte sto facendo andare il robottino, mi faccio aiutare da lui, visto che ce l'ho ne approfitto, perché le giornate, ragazzi, perlomeno per noi mamme con figli piccoli, non finiscono mai, come il giorno e la notte, si sta sempre, c'è sempre da fare, non ci sono orari, noi non ci riposiamo mai, noi non abbiamo mai il giorno di riposo, e però volete mettere come appagante a fine giornata, quando comunque guardate i vostri figli e li vedete felici, li vedete vivere in un ambiente pulito e igienizzato, quindi questi sacrifici che facciamo ci vengono dopo ricompensati. Sì, allora, mi fermo perché dobbiamo mangiare. Nel frattempo ho messo su la pasta per Denise e Alex, la loro pasta con le lenticchie, dimmi. Sì, e io ho fatto questa poke, ovviamente la potete fare come volete, con quello che avete in casa, con le zucchine, con tutto quello che avete in casa, non c'è una regola, l'uovo sodo. Io ho visto quest'idea da Nicole Gimondo, seguitela, è un canale bellissimo. Lei però l'ha fatto, invece di mettere il salmone ha messo il tonno, io al momento non ce l'avevo, però mi sono ricordata che a casa vecchia ho i barattoli ancora del tonno sott'olio che abbiamo fatto noi, perché mio marito pesca, quindi quando prende il tonno, abbondante tonno, ci facciamo i vasetti. Infatti poi ho detto perché non ho preso quello la prossima volta. E poi lei la stessa cosa, ci ha messo il cetriolo, che ci ha messo più il pomodoro come ho fatto io, però lei al centro poi ci ha messo l'uovo sodo. E io no, non mi andava oggi l'uovo sodo, quindi la prossima volta voglio fare con il tonno. E niente, quindi se rifate questa ricetta fatemelo sapere, questa ricetta, oddio, questa idea estiva. Sì, e in più se vi piace, ah, ho visto il gatto. No, Eddie. Chi è Eddie? Eddie. Ah, i guanti! E tu dici Eddie, i guanti. Denise, e in più vi ricordo, se volete provare il prodotto che ho usato per i materassi, vi lascio tutto giù in descrizione, ovviamente, ci date un'occhiata, poi questa azienda ha non solo questo prodotto. Per tutte le vostre esigenze potete rivolgervi a questa azienda, perché ha molte cose. E niente, quindi noi vi salutiamo. Ciao ciao. Andiamo a fare la pappa. La pappa. Oggi non ho lavorato, quindi mi sono dedicata un po' alla casa e un po' alla bambina. Ma ho tante cose. Bambia. Ho tante cose da fare, che Denis poverina. Bambina, sì. Quando abbandoni la casa per un po' di giorni, poi si accumulano e si sa, non è che sono l'unica. E niente, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ci vediamo al prossimo video. Se non siete iscritti ancora, iscrivetevi, lasciatemi un pollice in su se vi fa piacere e un commento, così ci salutiamo. Ciao! Ciao!